Stasera si doveva giocare Israele-Argentina e è stata annullata per delle ragioni strane. Il calcio ormai è schiavo di se stesso, in che senso? Nel senso che ormai i giocatori sono tutti delle prime donne, vogliono fare gli scienziati, vogliono fare le prime donne, vogliono fare le ballerine, vogliono fare i giornalisti, vogliono fare politica, vogliono fare tutto. E le federazioni internazionali di calcio si permettono di annullare una partita molto delicata in un posto molto delicato. Questo è un gravissimo precedente e avrà grandi ripercussioni, anche se l'UEFA non può fare niente perché è un'amichevole, e credo che la responsabilità di Messi, questo grande giocatore che adesso è portato in trionfo come una grande persona, avrà delle ripercussioni molto, molto dannose sia per Federazione calcistica argentina, sia per la stessa Argentina, perché non si scherza impunemente con Israele, sapendo che certe famiglie che gestiscono la finanza mondiale non lasceranno passare la mosca sotto il naso così facilmente, che l'Argentina è un paese che non si può permettere più di tanto, non ha niente a che mischiarsi. Messi con la politica poteva benissimo domandare di essere messo in panchina, darsi malato, una diarrea, qualsiasi cosa, potevano domandare di spostarla per le ragioni di sicurezza, non si potevano permettere di fare politica. Questo è un gravissimo danno per il calcio e me ne dispiace moltissimo, perché allora perché bisognerebbe andare a giocare i mondiali in Russia quando Putin per certi è un despota? Perché dovremmo andare a giocare in Arabia, lì a Kuwait, non so dove, a Qatar, dove ci stanno i cristiani che non possono neanche portare un crocifisso dentro, sotto la maglietta, che non può entrare una Bibbia? Allora tutto diventerebbe molto, molto facile, solo che ci stanno certe cose che ci si può permettere di sputare sopra e certe altre invece no. Ma è una cosa veramente indegna, questo lo volevo dire, essersi abbassati. Perché vedete, la Palestina fino ad oggi, io ho 60 anni, è sempre stata trattata da certi paesi come gli serviva giusto per poter continuare a fare la guerra contro Israele. Adesso questo, non voglio entrare in queste discussioni, ma i palestinesi non contano niente per gli arabi. Contano giusto per fare casino. In questo momento è una grande vittoria per la Palestina, ma non per i palestinesi. E per l'Argentina e per Messi sarà una bruttissima cosa. Questo volevo dire e questo dico. Arrivederci, ragazzi.